Cari amici del canale, questa è solo una breve promo del video che seguirà. Vedrete la configurazione di una build da 700 euro. Un iscritto del canale mi aveva chiesto di realizzare una build con un budget di 800 euro. Io sono riuscito a realizzarla ad un prezzo inferiore. Vi assicuro che il PC che andremo a realizzare insieme è di tutto rispetto, considerando la crisi delle schede video, quelle poche che ci stanno che le vendono a prezzi triplicati. Questo PC credo che sia un'ottimissima alternativa, aspettando che siano immesse sul mercato nuovamente a prezzi umani. Adesso andremo a configurare un computer da gaming, ma anche per lo streaming, al prezzo inferiore agli 800 euro. La build ha una scheda grafica, siccome ragazzi sappiamo che le schede grafiche sono assolutamente introvabili e quelle che ci stanno attualmente sul mercato sono assolutamente sovrapprezzate, sia per il nuovo che per soprattutto per l'usato. Quindi, a chi è rivolto questo computer? Senza alcun dubbio per tutte quelle persone che, come me, non hanno intenzione di acquistare una scheda grafica triplicata, che ha un prezzo triplicato alcune volte. E vi assicuro ragazzi che con questo computer ci possiamo fare assolutamente di tutto. Ovviamente non è un computer per giocare in 4K, ma nel momento in cui saranno nuovamente disponibili ad un prezzo umano le schede grafiche, faremo un semplicissimo upgrade del computer, quindi andremo ad installare la nostra scheda grafica, la Nvidia. In caso in cui volessimo giocare in 4K, ovviamente avremo bisogno di una scheda grafica come potrebbe essere una 3080, una 3090. Di partenza di questo computer è assolutamente interessante. Partiamo dal cuore del computer, che è il processore, quindi la CPU. In questo caso ho scelto una CPU di casa AMD, un Ryzen, che ha una scheda grafica integrata. Quindi ragazzi, oggi l'unica alternativa per chi non vuole acquistare una scheda video è affidarsi ad una scheda grafica integrata come può essere quella di AMD. Io ho scelto un Ryzen AMD 3400G. Questo processore ha una scheda grafica dedicata, una Vega 11, che dovrebbe corrispondere a una PX 1030. Non male. Quindi aggiungiamo al cartello. La scheda madre ho scelto. Ora quello che ci occorre per impiantare il cuore del processore è la scheda madre. Io ho scelto una MSI di 450. È una bellissima scheda madre che ci consente di poter installare processori AMD Ryzen compatibile con tutti i processori AMD di terza generazione, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Installare 32 GB di RAM, ha un clock di memoria di 4133 MHz. Aggiungiamo al cartello. Per quanto concerne le RAM, ho scelto 16 GB 3000 DDR4 16 GB 1200 MHz. Qui abbiamo scheda madre, processore, RAM. SSD ragazzi, ho scelto l'M2, che è molto più veloce del classico SSD. In caso, qui
Quindi ragazzi, come potete vedere, la base di questo computer è assolutamente di tutto rispetto, e quindi anche un hard disk esterno. Spazio per metterci di tutto e di tutto in più. Sta uscendo l'alimentatore. Allora ragazzi, come alimentatore io ci ho fatto un video, mi trovo alla, cioè benissimo, mai avuto alcun problema, molti pensano che sia scadente eccetera eccetera, ma io me ne sbatto, perché quando io provo le cose e so che vanno bene e le ho testate, mi permetto di consigliarle. Quindi ragazzi, io scelgo questo qui perché ha una qualità prezzo assolutamente buona, è un 80 plus bronze. Poi io metto questo qui, poi ovviamente ragazzi, se volete spendere qualcosa in più, ognuno è libero di farlo, ma io credo che questo qui, anche bello esteticamente, vabbè, c'è i LED colorati, vabbè, ma questa è una sottigliezza, io credo che sia un alimentatore assolutamente valido anche per il gaming, e io lo aggiungo al carrello. Resta che mette nel carrello il case e io ho messo questo qui. Ragazzi, è spettacolare questo case, a costo di 64,57 euro, e anche il RGB è filestrato. Ora c'è una foto di un ragazzo che l'ha comprato, in modo che possiate vederlo meglio. Anche le ventole, dai, qui quanto è bello, stupendo, stupendo, molto soddisfatto dell'acquisto, le aspettative non erano basse, ma poi wow, che sorpresa. Quindi è un bellissimo case. Ecco qui ragazzi, il totale vedete 710 euro. L'amico che mi ha scritto sul canale mi chiedeva un computer a prezzo con un budget di 800 euro, io sono riuscito a realizzarlo con la scheda grafica per 710,54. Ragazzi, come sempre io vi ringrazio per aver guardato il mio video, iscrivetevi al mio canale, supportatemi, lasciatemi un like. Ciao ragazzi! Ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vi ho accennato nella promo, adesso andremo a configurare un computer da gaming, ma anche per lo streaming, al prezzo inferiore agli 800 euro. La build ha una scheda grafica, siccome ragazzi sappiamo che le schede grafiche sono assolutamente introvabili, e quelle che ci stanno attualmente sul mercato sono assolutamente sovrapprezzate, sia per il nuovo che per l'uso, soprattutto per l'usato. Quindi a chi è rivolto questo computer? Senza alcun dubbio per tutte quelle persone che come me non hanno intenzione di acquistare una scheda grafica triplicata, che ha un prezzo triplicato alcune volte, e vi assicuro ragazzi che con questo computer ci possiamo fare assolutamente di tutto. Ovviamente non è un computer per giocare in 4K, ma nel momento in cui saranno nuovamente disponibili ad un prezzo umano le schede grafiche, faremo un semplicissimo upgrade del computer, quindi andremo ad installare la nostra scheda grafica, la Ristia. In caso in cui volessimo giocare in 4K, ovviamente avremo bisogno di una scheda grafica come potrebbe essere una 3080, una 3090. Di partenza di questo computer è assolutamente interessante. Partiamo dal cuore del computer, che è il processore, quindi la CPU. In questo caso ho scelto una CPU di casa AMD, un Ryzen, che ha una scheda grafica integrata. Quindi ragazzi, oggi l'unica alternativa per chi non vuole acquistare una scheda video è affidarsi ad una scheda grafica integrata come può essere quella di AMD. Io ho scelto un Ryzen AMD 3400G. Questo processore ha una scheda
grafica dedicata, una Vega 11, che dovrebbe corrispondere a una PIX 1030. Non male. Quindi aggiungiamo al cartone. La scheda madre ho scelto ora quello che ci occorre per impiantare il cuore del processore è la scheda madre. Io ho scelto una MSI di 450 una bellissima scheda madre che ci consente di poter installare processori AMD Ryzen compatibile con tutti i processori AMD di terza generazione, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Può installare 32 GB di RAM a clock di memoria di 4133 MHz. L'aggiungiamo al cartello. Per quanto concerne le RAM, ho scelto 16 GB 3000 DDR4 16 GB 1200 MHz. Quindi abbiamo scheda madre, processore, SSD ragazzi ho scelto l'M2 che è molto più veloce del classico SSD. Quindi ragazzi come potete vedere la base di questo computer è assolutamente di tutto rispetto. Ho aggiunto anche un altro disk esterno. Spazio per metterci tutto e di più. Sta uscendo l'alimentatore. Allora ragazzi, come alimentatore io ci ho fatto un video, mi trovo alla, cioè benissimo, mai avuto alcun problema, molti pensano che sia scadente eccetera eccetera, ma io me ne sbatto perché quando io provo le cose e so che vanno bene e le ho testate, mi permetto di consigliarle. Quindi, ragazzi, io scelgo questo qui perché ha una qualità prezzo assolutamente buona. È un 80 Plus Bronze. Poi, io metto questo qui. Poi, ovviamente, ragazzi, se volete spendere qualcosa in più, ognuno è libero di farlo. Ma io credo che questo qui, anche bello esteticamente, vabbè, c'è i LED colorati, vabbè, ma questa è una sottigliezza. Io credo che sia un alimentatore assolutamente valido anche per il gaming. E io lo aggiungo al carrello. Ci resta che mettere nel carrello il case. E io ho messo questo qui. Ragazzi, è spettacolare questo case. A costo di 64,57 €. Anche RGB e finestrato. Ora c'è una foto di un ragazzo che l'ha comprato, in modo che possiate vederlo meglio. Anche le ventole, dai, qui quanto è bello. Stupendo, stupendo. Molto soddisfatto dell'acquisto, le aspettative non erano basse, ma poi wow, che sorpresa. Quindi è un bellissimo case. Ecco qui ragazzi, il totale vedete 710 €. L'amico che mi ha scritto sul canale mi chiedeva un computer a prezzo con un budget di 800 €. Io sono riuscito a realizzarlo con la scheda grafica per 710,54. Ragazzi, come sempre io vi ringrazio per aver guardato il mio video, iscrivetevi al mio canale, supportatemi, lasciatemi un like. Ciao ragazzi!